Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Dalle ferite che state vedendo, a me non è che vada tanto bene. Anzi, non va proprio. Come avete letto dal titolo, non perdiamoci in chiacchiere, sono stato morso da un cane. Per la precisione, un Alaskan Malamut. Un Alaskan Malamut, ve lo ripeto, perché questo cane, informandomi, non lo sapevo. Questo cane viene usato in Alaska per cacciare le foche, difendersi dagli orsi e trainare le slitte. Quindi vi dico che questo cane ha una potenza incredibile, ragazzi. Io l'ho testata su di me, sul mio corpo, c'è stata una colluttazione di 1 minuto e mezzo e vi dico che mi è andata bene per quello che ho subito. Vi spiego un attimo i danni e poi andiamo avanti. In questo braccio ho riportato 33-34 punti, che neanche più in ospedale si ricordavano quanti punti di sutura ho avuto su questo braccio. In questa mano ho avuto 9 punti, questa mano era gonfia, qui è tutta morsicata. Ora la mano sta bene, riesco anche a muoverla, per fortuna non ho perso neanche la sensibilità, per fortuna non mi ha toccato dei punti vitali. Quest'altra mano mi è saltata qui l'unghia e qui altri 5 punti, per farvi rendere conto dei danni che ho riportato grazie ai morsi di questo cane. Ragazzi, ho cercato di difendermi con tutte le mie forze, calci, pugni, ho cercato, lo so, io sono amante degli animali, però in quel momento, ragazzi, mi è partita un'adrenalina, mi è partita, a lui gli è partita una furia omicida, e a me mi è partita lo spirito di sopravvivenza, quindi non voglio commenti, non si picchiano i cani, ragazzi, mi stavo uccidendo. Io sono fortunato che ancora oggi sto registrando questo video, che mi state vedendo? Lo so, parlando con molte persone che hanno questo cane, si meravigliano del fatto che il cane mi abbia attaccato in quel modo, in quella maniera. Lo so ragazzi, tutti dicono che sono dei cani buoni, tutto quello che volete voi, ma in quel momento io ho subito davvero una strage su di me. Comunque, com'è andata? Il 14 agosto mio fratello mi chiede di dar da mangiare ai cani, e dico cani perché insieme a lui abbiamo anche un Rottweiler che ho da 3-4 anni. Io vi dico la verità, i cani non hanno mai dato segno di azzannare, mordere, niente di tutto questo. Quella mattina non lo so, mi stavo sul cazzo, non lo so. Comunque entro nel recinto, lo so cosa state pensando, il recinto sarà piccolo, i cani saranno usciti pazzi. No ragazzi, il recinto che abbiamo è davvero gigantesco, è una reggia, i cani ci pascolano dentro. Questo non è il motivo, i cani sono sotto al sole. No ragazzi, il recinto è coperto anche, in modo che i cani non subiscono la luce del sole tutto il giorno. Allora il motivo qual è? Non lo so, lo vorrei capire anch'io. In verità questo cane 10 giorni prima aveva già dato dei segni di cedimento, infatti era fuggito dal recinto, l'abbiamo recuperato, però era finita lì. Il momento in cui me ne stavo andando, dopo aver dato da mangiare, io avevo terminato il mio lavoro, avevo terminato il piacere che stavo facendo a mio fratello. Nel momento in cui me ne stavo andando, l'Alaskan mi attacca a questo braccio, mi morde a questo braccio e mi sento tirare dietro. Per forza di cose vado a terra, fortuna vuole che io vada a terra su di lui, praticamente se avrei fatto resistenza lui mi avrebbe staccato il braccio. Nel momento in cui cado a terra me lo ritrovo davanti. E lì c'è stata una vera lotta fra me e lui. E comunque fortuna vuole che il mio operaio viene a soccorrermi. Siamo riusciti a uscirne illesi, parlo per lui, non per me. Da lì sono dovuto correre in ospedale in vettura. Ringrazio ancora mio fratello che mi ha portato in ospedale, che anche lui ha subito un trauma. Io sinceramente a livello di trauma non ho subito nessun trauma psicologico, ma un trauma fisico che mi sto riportando, che mi è andato anche bene con dei punti di sutura, l'unghia penso che crescerà. E niente raga, questo è il motivo della mia assenza. Non so ancora oggi perché questo cane mi abbia morso, anche se vi dico una cosa, quegli occhi azzurri belli si sono trasformati in quel momento in occhi rossi. Io ho visto una tale rabbia in quegli occhi che ogni tanto me lo sogno anche. Comunque che dirvi, io amo gli animali, li amerò ancora,
Non so ancora il motivo di questo azzannamento, so solamente che questa razza è una razza un po' particolare. Si attaccano a un solo padrone, forse non vedendo mio fratello da 2 giorni, si pensava che io sarei stato il rimpiazzo e non voleva essere rimpiazzato. Comunque, che dirvi? Ora aspetterò l'esito dei dottori, toglierò il bendaggio, toglierò i punti. La cosa brutta è che io dovrei partire per andare in vacanza, quindi dovrei riuscire giusto giusto a togliere i punti, che mi aspettano altri paio di giorni per togliere i punti, e dovrei partire per Malta, sperando che i dottori mi diano l'esito di partire. E niente, volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, perché in questo momento, ragazzi, si vede davvero chi vi ama. E ringrazio la mia fidanzata, ringrazio mia madre, ringrazio a tutti, perché essendo che avevo perso l'uso completamente delle mani e del braccio, sono dovuto stare così. Chi mi dava da mangiare, chi mi dava da bere, chi mi lavava i denti, chi mi lavava la faccia, chi mi lavava. Ragazzi, è brutto farsi pulire il culo e non è la vostra mano. Meritano davvero tanto queste persone. Ringrazio a tutti, non lo so ragazzi, scrivetemi nei commenti se anche voi vi è capitata mai una cosa del genere. A me ultimamente me ne stanno capitando tutte a me, non lo so. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!